Bentornato e bentornata nel canale Video di inizio anno. Allora, questo canale è nato perché volevo fare dei video nei quali fare un po' di chiarezza e creare curiosità rispetto a quelli che sono i temi dello yoga. C'è tanta confusione sul mondo dello yoga e tantissimi fanno già dei canali con asana, perciò non volevo aggiungerne uno di questo tipo, ma aggiungere una cosa che non sempre si trova, che è appunto queste pillole, queste curiosità sulla filosofia, sulla teoria che sta dietro questo mondo. E non avrei mai immaginato di fare un video come quello col quale inizio il 2024 sul termine yoga, perché se il nome di una cosa dovrebbe descrivere la cosa stessa, ecco, abbiamo un problema anche nel nome dello yoga. C'è un problema anche lì, perché c'è un sacco di confusione. C'è gente che dice delle robe incredibili, e invece bisogna capire che cosa significa yoga, perché è importante, no? È il nome, è come sapere il nostro nome. All'interno del nostro nome c'è raccontata tutta la nostra essenza, anche nel tema dello yoga, nel nome dello yoga. Il mio nome è Davide Barchi, e pratico e insegno yoga da qualche decennio. Se ti piacciono i miei video, ti iscrivi al canale per piacere, attivi la campanella e se vuoi farmi un grande regalo, li condividi con i tuoi amici sui social o dove ti pare. Per tutte le domande, non esitare, lascia un messaggio qui sotto nei commenti oppure mi contatti tramite i social che sono linkati in descrizione. Buona visione sul tema dello yoga, la parola yoga. Esattamente come un titolo di un film o di una canzone dovrebbe farci presagire quello che andremo a vedere o sentire, così quello di una pratica, il nome di una pratica dovrebbe raccontare che cosa fa questa pratica, e lo fa, ma anche qui, anche nel nome, perciò nella base proprio di tutto quanto, c'è confusione. La prima confusione con il nome della nostra pratica, lo yoga, è la modalità di pronuncia. La O in sanscrito è chiusa, perciò non dobbiamo dire yoga, ma è yoga, yoga, chiusa la O. Ma il problema non è nella pronuncia, di fatto, il problema sta nel pensiero, in che cosa significa questa parola. Si sa, tutti possono andare a trovare in internet, che la parola yoga deriva dal sanscrito, dalla radice yuj, che significa unire o congiungere. Il problema è quello che si dice dopo, a questo punto, fin qui tutto corretto e tutti più o meno sono d'accordo. Il fatto è che cosa unisci, cosa uniamo con lo yoga, cosa andiamo ad unire? Ecco, c'è chi dice che uniamo la mente e il corpo. E mio caro praticante, mia cara praticante, è sbagliato. È sbagliato perché nella visione dello yoga la mente è parte del corpo. Allora non posso dire che con la pratica dello yoga io vado a unire la mente e il corpo. Mente e corpo fanno parte nello yoga di Prakriti, tutti insieme. Mente, corpo, gli elementi, gli organi di senso, gli organi di azione, tutti quanti fanno parte della stessa combriccola. Perciò non posso unire qualcosa che è già unito. Allora unisco la mente e il corpo, che ho capito che sono uniti, e con il respiro. Anche qui non funziona. Non è questo che andiamo a unire. Mente e corpo sono una cosa sola e il respiro, che è una delle parti con le quali attiviamo l'energia, possiamo chiamarlo prana, e non si unisce. Non è questa l'unione di cui si parla. In che modo unisco mente, corpo e respiro? Che cosa significa? Forse diciamo tutte queste cose perché sentiamo che siamo dispersi. Sentiamo che il nostro corpo va da una parte, i nostri pensieri vanno da un'altra parte, il nostro respiro non c'è e allora abbiamo bisogno di trovare sincronia. Sì, ma questa è una cosa che è ancora prima della pratica dello yoga. Ovvio che la pratica ci dà questo beneficio, ma qui stiamo parlando di situazioni molto normali che dovrebbero essere comuni per le persone. Quando nasciamo, quando siamo bambini, è normale che la nostra mente e il nostro corpo vadano d'accordo, il nostro respiro ci sia, non sia bloccato e influenzato da niente, a meno che non abbiamo dei retaggi, o a meno che in verità tutti abbiamo dei retaggi di un qualche tipo, ma di base dovremmo essere liberi in questo, o più liberi di quanto siamo, perciò non avremo bisogno di un qualcosa che riunisca, qualcosa che è già unito, che è già compartecipe e armonico. Cosa andiamo ad unire allora? Che cosa dobbiamo collegare tra loro?
Ecco, ci sono alcune scuole che danno una metafora che per me è azzeccatissima, che è quella del giogo. Il giogo è quello strumento che in agricoltura serviva ormai per collegare i buoi al carro. Quando i buoi erano attaccati tramite il giogo al carro, il carro si muoveva e andava nella direzione che serviva. Altrimenti i buoi stavano da una parte e il carro dall'altro e c'è un problema. Lo yoga fa esattamente questo, collega i buoi al carro per far sì che collaborino e che vadano nella direzione opportuna, perché se non sono collegati il carro non si muove e i buoi non hanno un obiettivo. Se il carro è davanti ai buoi abbiamo un problema, lo diceva anche Elio lo Storitese, credo, in una canzone, o comunque qualche detto italiano sicuramente lo dirà: non si mette il carro davanti ai buoi, una roba del genere. E ma che cos'è poi alla fine il carro, che cosa sono i buoi? Ecco, i buoi sono la metafora per la nostra mente e il nostro corpo, ciò che può agire nel mondo, che deve essere al servizio, soggiogato, perciò al servizio di il nostro spirito, la nostra parte animica, la nostra coscienza, consapevolezza, che non è la nostra mente, è qualcosa di più profondo, è la nostra anima. Quando il nostro corpo è al servizio della nostra anima, la nostra anima prende spazio e può avere la chance di realizzarsi nel mondo. E allora sì, che lo yoga, con questa definizione etimologica, descrive perfettamente quello che va a fare. Lo yoga non unisce, nel senso che fa diventare una cosa sola, io con l'universo, non fa questo. Questa è un'altra disciplina che si chiama Vedanta. Lo yoga è una via duale, nel quale esistono mente e corpo e anima, spirito. E questi due devono andare in collaborazione, non essere confusi, non essere sovrapposti. È proprio questa confusione, avidia, che andiamo a combattere nello yoga. Nel momento in cui non riconosco cosa è il mio spirito e cosa è tutta l'altra parte, la materia, Purusha e Prakriti. Perciò yoga e non yoga è la congiunzione, la collaborazione, il collegamento tra corpo e anima. Buona pratica, namaste.